Allora, Alessandro Politi, il nostro inviato, insieme alla signora Maria, che come potete immaginare è un nome che abbiamo dato di, di fantasia perché la, la signora non, non si può mostrare in volto adesso, e poi Caterina Biafora che è la sua avvocatessa. Allora, Alessandro, a te, ci sembra di capire che ad un certo punto... Yeah. Stanca di tutto questo, sfinita, dopo dieci anni ha perso pure il lavoro. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Torniamo a parlare appunto purtroppo di violenza contro le donne. Sì, Maria, raccontaci per favore esattamente quello che tu hai vissuto e oggi come stai. E Innanzitutto, grazie mille per essere qui, grazie mille, Avvocato, perché sì, dopo dieci anni ha detto, ha detto basta. Eh, raccontaci. Allora, grazie a voi, buongiorno. Grazie a voi di avermi ospitato, di ascoltarmi. Sì, io vorrei, io ho detto dieci anni, dopo dieci anni ho detto basta perché eh, non ce la facevo più, non ce la facevo più a, reg a reggere questa situazione qua. Microfono, le mie vicende iniziano, nel 2000... le, le vicende iniziano nel 2012 fino al 2021 perché come ho ripetuto no, non ce la facevo più, non ce la facevo più, io sono qua anche per, comunque per dire alle donne denunciate, denunciate subito, non aspettate, perché purtroppo io ho aspettato un po' per, comunque, per la vergogna, perché comunque una violenza ti annulla, un, ti porta comunque, ti toglie qualcosa dall'anima. Eh, ti, fa, ti fa appunto annullare tutto, annullare tutti, tutti gli affetti che hai anche accanto, non ti fa godere niente, la vita, la famiglia, i figli, non ti fa godere niente, purtroppo. Allora, queste sono iniziate. Anni. Queste sono iniziate tanti anni fa, no? Come molestie sessuali. Sì. Per cui non sì. era solo no. mobbing, ma c'era anche altro. Eh, davanti a un sì, tuo 2012, rifiuto, questo uomo ha iniziato ad accanirsi è su di te. Rifu... Sì, assolutamente. Che cos'è successo? Te, ti senti di raccontarcelo? Quello che puoi, chiaramente. Sì, ha iniziato dal 2012 ad accanirsi, ad accanirsi su di me. Da, appunto, da questi miei rifiuti ha continuato, ha continuato, ha continuato anche. Io ho fatto un anno e mezzo di stacco dal lavoro, eh, ha continuato anche dopo, nel 2016, 2017, tutto arrivare fino al 2021. Probabilmente perché questi miei rifiuti lui non li accettava e quindi lui ha continuato, ha continuato a darmi fastidio, a farmi queste, queste molestie, questi abusi, questo bullismo. Giocava un po' come il gatto col topo con me. Eh, un po' mi mollava, un po' mi prendeva, mi faceva pensare di essere liberata, invece continuava, continuava a, a tormentarmi, a fare abusi. Senti, Provavo, e perché comunque... ti sei, ma tu hai, perché dici non, non, non ho avuto la forza di denunciare subito, poi tu hai denunciato? Io sì, ho denunciato, non ho avuto la forza subito perché purtroppo comunque, come ho detto, una, denuncia, una, una violenza ti annulla, eh, c'era la vergogna di raccontare, la paura di essere giudicata, eh, poi ho deciso appunto di denunciare perché non ce la facevo più, ho detto basta, comunque con l'aiuto esterno di altre persone mi hanno aiutato a tirar fuori tutta questa brutta vicenda. Adesso la situazione qual è? Posso chiedere a Caterina via Fora, all'avvocatessa? Buongiorno. Perché è molto.. Tutti. Alessandro ti chiedo di avvicinare un po' più il microfono perché qui ti sentiamo un po' male. Grazie. Allora, buongiorno che si... a tutti e volevo appunto. Mi sentite, sì. la condizione appunto della ragazza è che eh, a seguito eh, di questi episodi lei si è rivolta praticamente ad uno psicologo, si è fatta insomma, insomma aiutare e eh, diciamo poi poco per volta è riuscita a tirare fuori il coraggio per denunciare questi fatti che sono cristallizzati in una, eh, in una denuncia querela che è stata depositata alla Procura e ovviamente la Procura sta facendo tutte le indagini per poter valutare appunto eh, la sussistenza eventualmente di profili di responsabilità eh, eh, dell'autore di questi atti. Quindi questo, sono state evidenziate nell'ambito di questo atto non soltanto diciamo, violenze fisiche importanti, ma anche violenze psicologiche, perché queste sono poi eh, quelle che più difficili, quelle più nascoste, quelle meno, meno eh, diciamo, eh, valutate e eh, comprese anche dalle stesse donne, che spesso eh, diciamo, tralasciano questi episodi mentre la violenza è violenza, anche quella psicologica. Anche una mancata risposta, anche un sorriso, anche un, un atto non voluto e violenza. Quindi, insomma, questi dieci anni sono stati raccontati, poi ovviamente sarà il pubblico ministero che valuterà la sussistenza di profili di responsabilità, quantomeno penali. Ecco, uh, immagino che poi dietro anche a questa, a questa denuncia ci sia la possibilità di reintegrarsi anche nel lavoro perché il motivo dell'autolicenziamento è stato, delle dimissioni da, da questo posto, delle, delle proprie mansioni, è stato a causa delle molestie, per cui presumo, adesso ci saranno delle indagini, ma presumo che sia stata richiesta l'integrazione professionale poi. Esatto, perché un altro profilo eh, che eh, si accompagna è che la ragazza, prima di fare la denuncia, aveva cercato di, eh, di insomma, raccontare eh, questi episodi anche ai responsabili dell'azienda, cercando di avere un contatto, eh, sperando che adottassero delle misure preventive o comunque di protezione nei confronti della ragazza e purtroppo sono, non sono mai giunte e la stessa poi si è rivolta anche alla consigliera di parità del comune per cercare insomma, di trovare una soluzione e grazie alla consigliera di parità del comune di Torino sono riusciti poi a prendere contatti con l'azienda e in qualche modo ad attivare eh, la commissione d'inchiesta però insomma, successivamente e non tempestivamente almeno questo eh, sulla base appunto delle plurime richieste si sperava che insomma, in qualche modo Il venissero adottate. Il risultato di questa commissione d'inchiesta ragazza... deve ancora arrivare? Il risultato sì, perché è appena iniziata e eh, la ragazza, appunto, si è resa disponibile a rendere queste dichiarazioni. Eh, lunedì sarà sentita anche dall'azienda e, eh, e quindi insomma un la disponibilità è appena partito. E, e, è un procedimento appena partito. Uh, innanzitutto le violenze iniziano da tanto tempo. Però finalmente, siccome sono state continue nell'ambiente professionale, poi la denuncia è risultata valida perché si sa che poi ci sono i tempi no, per, sì, per un fare anno. Un, certo un anno tipo... per violenza sessuale, non sappiamo qual è adesso il capo un di un imputazione certo di o comunque denuncia. il reato contestato. Il tema vero è che purtroppo non esiste. In Italia il reato di molestie sessuali nei rapporti di lavoro. È un disegno di legge, è un disegno di legge che sta eh, all'attenzione del Senato. Uno a mia prima firma, altri a, con, collegato ad altri due. In questo momento in discussione alla Commissione Lavoro e Giustizia congiunta del Senato. Noi premiamo molto. Affinché questo disegno di legge vada in porto, attuando peraltro quanto ci richiede la Convenzione di Istanbul, proprio mm. per questi casi. Perché qui i reati potrebbero essere o violenza privata o violenza sessuale, ma non c'è un, uno specifico reato che molesti i sessuali nei luoghi e nei rapporti di lavoro, che potrebbero essere anche rapporti di studio, di insegnamento. Di... Perché per cui in rientra nel mobbing? Certo, o rientra ah. nel mobbing e quindi è privato, diciamo la rilevanza sostanzialmente di profili privatistici, quindi il reintegro nei posti di lavoro, ma dal punto di vista penalistico un reato specifico per questa deve essere tirato nella violenza sessuale, ma la violenza sessuale prevede eh, anche molto spesso, per, la si può interpretare, tirare un po'... Ma a grandi linee i diciamo, giudici e gli orientamenti sono mh, giurisprudenziali sempre di considerare almeno il contatto fisico, mm. qualche forma la, di contatto fisico, la... mentre invece la... le molestie sessuali prevedono esattamente la condizione che ci veniva raccontata. Cioè qualsiasi atto gesto, un, un, o non solo il datore di lavoro ma anche un collega, fa nel metterti in una condizione di disagio, di imbarazzo. In una condizione, come dire, che lede la tua dignità come persona in quel contesto, che è un contesto nel quale, ovviamente, non solo ti devi, trovare, ti devi sentire a tuo agio, devi, se, devi come dire, sentirti in nessun caso mortificata. A maggior ragione, se poi quello che lo esercita è il tuo datore o comunque un superiore, se messa in condizioni no, di subalternità oggettive. Ecco, lì noi crediamo che ci sia addirittura la necessità di un aggravante, ma in ogni caso nei rapporti di lavoro e di studio abbiamo previsto di istituire questa fattispecie di reato. Io personalmente sono quasi sempre contraria a all'istituzione di nuovi fattispecie di reato, mm. ma questa è un'eccezione, mm, certo. perché secondo me è proprio, è proprio questo caso ci insegna che abbiamo bisogno di delimitare e di poter intervenire anche con gli ecco. strumenti del diritto penale, non solo con quelli del diritto civile. Eh, Maria, tu hai scritto anche una lettera al Presidente Mattarella <ride> esatto. no? per raccontare questo disagio. Eh, poi in questi mesi eh, di storia italiana racconteremo poi che cosa ti ha risposto questa commissione e come eh, andrà diciamo, questa denuncia dopo, immagino, un'indagine che eh, sarà già iniziata. Dunque, intanto ascoltiamo, ascoltiamo questa lettera che tu hai scritto che è molto, è molto forte e coinvolgente anche. Assunta in un'azienda, sono rimasta oggetto e ostaggio per dieci anni di un aguzzino che abusava della sua autorità e del suo potere gerarchico compiendo atti di violenza sessuale nei miei confronti, costringendomi per anni al silenzio e alla vergogna. Nel suo discorso ho sentito parlare di donne e violenza, signor Presidente, quanto da lei affermato è forte. La sento vicina come italiana. Grazie. Purtroppo però chi trova il coraggio di denunciare non riesce ad avere un ordine restrittivo in tempi certi. Chi denuncia viene ghettizzato nella vita privata e soprattutto nel luogo di lavoro, con una cultura preoccupante che l'omertà premia e chi denuncia paga. Cosa ti ha risposto il presidente Mattarella? Anna? che praticamente Maria. mi ha dato la sua Maria, solidarietà a questa, a questa vicenda qua sì. e che ovviamente mi sta vicino e tutto quanto. Beh, devo dire che quello che è appena stata, stato detto dalla Presidente Valente mi sembra molto molto importante perché in qualche maniera ti fai anche portavoce con la tua esperienza di sofferenza, bagaglio di sofferenza di dieci anni in cui sei stata... Uh, tu dichiari di essere stata molestata sessualmente sul lavoro di una nuova uh, proposta, proposta di legge perché come uh, abbiamo appena sentito un reato specifico... Non c'è, io non lo, non lo sapevo, devo dire, no, non credevo, pensavo che dopo il mitufo fossero state fatti tanti, invece no, no. tante parole. Deve, poi deve configurarsi quello fine. di violenza sessuale. Ecco, Quindi. allora, eh, intanto Maria ti ringraziamo, ringraziamo anche la tua avvocatessa, aspettiamo dunque, magari fateci sapere cosa eh, dirà questa commissione e, e poi attendiamo e cerchiamo di, di comprendere, ma soprattutto mi sembra veramente vergognoso che tu abbia dovuto licenziarti. Dopo tutto questo, perché nessuno di fatto, pochi ti hanno ascoltato, mi sembra solamente una consigliera delle pari opportunità, donna. Eh, ti ha ascoltata e sì. speri speriamo bene, il caso, è il caso di dirlo, ma soprattutto che tu non debba perdere il tuo posto di lavoro, che tu presto venga reintegrata. Anche la vicenda di Anna ci ha sconvolto, Anna in diretta con noi è stata con noi veramente tanti giorni, perché dopo queste 30 denunce noi non capivamo come mai non fosse stato attivato, riattivato il codice rosso. Eh, allora qui c'è... La Presidente Valente, abbiamo trattato questo caso insieme prima eh, che ci fosse.